Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e buon Feminist Friday a tutti voi. Oggi abbiamo degli ospiti e sono molto molto orgogliosa di presentarvi il primo Feminist Friday che potremmo definire Booktube Edition. Ho chiesto a qualche mia collega booktuber di partecipare e tramite qualche domanda di indagare un po' qualche cosa che mi interessava, ovvero qualche magari cambiamento nelle loro vite e ovviamente qualche riferimento letterario, perché se no cosa stiamo a fare su BookTube? Sono molto felice, tra l'altro ovviamente le ringrazio tantissimo per aver accettato, esponendosi con argomenti che so che sono sempre molto sensibili per tutti, quindi davvero grazie a tutte. Sarà molto interessante secondo me ascoltare le loro risposte, perché si vede che ci sono delle variabili molto ampie. Questo progetto nasce un po' da alcune cose che mi stavo chiedendo negli ultimi mesi e per le quali volevo trovare un po' un riscontro nella realtà. Magari di qualcuna che ha un po' un approccio molto più critico rispetto alla letteratura e che ha una vicinanza con la letteratura. E quindi mi sono venute in mente quattro domande alle quali le mie carissime colleghe hanno deciso di rispondere e alla fine vi faccio un po' un resoconto. La cosa bellissima di tutte queste risposte è che se io pensavo che una cosa fosse certa, me le hanno scardinate completamente e io l'ho adorato, perché era proprio questo lo scopo di questo video, lo scopo di fare a loro delle domande. Non c'entra tanto l'età, non c'entra, perché abbiamo tutte età diverse all'interno di questo video, andiamo da un range di età non troppo distante, però neanche troppo vicino, non tutte hanno la mia età, alcune sono più grandi, alcune sono più giovani, però allo stesso tempo la cosa interessante è vedere come ognuna di noi, grazie al suo vissuto, ha delle percezioni un po' diverse. Ma c'è una cosa che accomuna tutte, questa cosa mi interessa davvero molto. Quindi passiamo direttamente alle domande. Io vi leggerò le domande, non vi darò la mia risposta perché la mia risposta non conta, ma vi farò un sunto alla fine con qualche piccola informazione. Ovviamente vi linko giù nell'info box tutti i canali di tutte le ragazze che hanno deciso di partecipare. Dovete seguirle assolutamente, iscrivetevi al loro canale e ai loro social, perché sono tutti canali interessantissimi, sono delle persone speciali, quindi fatelo assolutamente, sono davvero un po' emozionata oggi perché mi sento in veste di conduttrice, quindi questa cosa è molto bella. E niente, partirei con la prima domanda, ve la leggo e poi dopo sentiamo tutte le loro risposte, sarà così per tutte le domande. La prima domanda, che è una cosa che mi chiedo da un po' di tempo a questa parte, è: secondo te è cambiato qualcosa dopo l'inizio del movimento Me Too? Assolutamente sì, il movimento Me Too si è dimostrato essere qualcosa di potente. Ha dominato non solo i social media come appunto Facebook, Instagram e Twitter, ma soprattutto è arrivato sul red carpet di Hollywood e nelle case appunto delle famiglie in America, ma in generale nel mondo. Oltre ad aver raggiunto così tante persone, ha cambiato le interazioni, ha influenzato le decisioni e soprattutto ha dato una nuova forma alle dinamiche di genere. È stata la scintilla di una conversazione sul gender e sul femminismo che ha fatto riflettere proprio in ambito sociale, ma soprattutto ritengo che il movimento Me Too ha fatto e sta facendo una cosa di un'incredibile importanza. Ha creato un modo, uno spazio dove le vittime possono parlare senza paura di essere giudicate o criticate, dove sentono che le loro storie possono essere raccontate senza costrizioni e dove sono accettate e supportate. Il movimento Me Too ha mostrato quanto sia potente la solidarietà, ha dato comprensione, ha dato la consapevolezza concreta e reale che non si è soli e di conseguenza ha dato il coraggio di fare una delle azioni più potenti e che dovrebbero essere tra le più libere, ossia il coraggio di parlare, di dire me too, anche io. Secondo me ha dato un respiro molto più internazionale a tutti quelli che sono gli argomenti legati non solo al femminismo, ma proprio all'intera questione femminile, quindi non solo quelli che sono gli abusi e le molestie, ma anche quelli che dovrebbero essere dei diritti che nel 2018 dovrebbero essere già stati riconosciuti e accettati e resi quasi quotidianità. Quindi il movimento Me Too sicuramente ha dato un valore molto più internazionale, ha fatto sì che se ne parlasse moltissimo di queste questioni, perché anche io parlo in Italia soprattutto, noi avevamo già dei movimenti femministi o comunque legati alle questioni femminili, quindi penso al Non Una di Meno, ma anche a quando c'è stata qui a Roma la manifestazione Se Non Ora Quando, che sono stati eventi di grandissima portata, ma che diciamo impallidiscono se messi a confronto a quella che è stata l'ondata portata dal movimento Me Too, cosa che è giusta, perché ripeto, nel 2018 è impensabile che noi stiamo ancora fermi a parlare del fatto che alcuni omicidi non possono essere giustificati come raptus di follia o di gelosia
sia, ma sono omicidi. Sì, secondo me qualcosina è cambiata, perché adesso c'è questa sensazione che nessuno può farla più franca e le accuse vengono prese in modo molto più serio rispetto a prima. O perché ci credono veramente adesso che queste accuse erano reali, o perché, una nota un pochino cinica, decidono di crederci per apparire bene all'occhio del pubblico, che non perdona chi non prende sul serio queste accuse. Basti solo pensare che un sacco di persone che negli anni hanno detto forse non è il massimo, questa persona ha fatto delle cose non tanto carine, ma nessuno ci credeva. Adesso col grande caso Weinstein e Kevin Spacey e tutto così, adesso improvvisamente ci credono tutti. Io spero veramente che ci credano, che vogliano prendere sul serio queste accuse, ma come vi ho detto, una nota cinica mi fa pensare che lo facciano solo perché adesso non possono esimersi dal farlo. Devono per forza prenderle sul serio o la gente li giudicherà male. Sì, secondo me sono cambiate diverse cose dall'inizio del movimento. Molte devono ancora cambiare, ma senza dubbio io ho notato dei cambiamenti. Ho notato dei cambiamenti sia nella mia cerchia di persone ristrette, sia invece per quanto riguarda una fascia un pochino più ampia. Generalmente parlo e mi riferisco a internet. Quindi alla sensibilizzazione di utenti che magari fino a poco prima non si interessavano minimamente della causa, ma che poi, essendo entrati comunque in contatto con questo movimento, con tutto ciò che ha portato al movimento, hanno, per così dire, cambiato il loro modo di approcciarsi a determinate tematiche. Quindi dal mio punto di vista sì, ho notato dei cambiamenti veramente anche nel quotidiano, con persone che conosco, con le quali converso tutti i giorni, e in fascia più ampia. Nonostante ciò, purtroppo i cambiamenti sono molto lenti, generalmente, quindi ci vuole molto tempo prima che un cambiamento rientri nel nostro quotidiano, ma come inizio direi che è veramente ottimo. Sicuramente qualcosa è cambiato, però c'è tantissimo altro da cambiare, c'è più consapevolezza di quello che sta succedendo, in particolare ovviamente nel mondo dello spettacolo. Abbiamo visto tutto lo schifo che sta succedendo ed è successo ad Hollywood e tutto il resto, tutto quello che è scaturito poi appunto dal movimento Me Too. C'è più consapevolezza, c'è più libertà di parola, quindi più magari libertà e più forza di poter denunciare o comunque parlare delle proprie esperienze, però allo stesso tempo è, secondo me, l'inizio di qualcosa, cioè veramente molto molto altro da cambiare e quindi è l'inizio di un cambiamento, ma non è stato il cambiamento. Sinceramente questa campagna non è arrivata come avrei sperato nel mio paese, principalmente perché il mio paese è un paese molto limitato, noi viviamo al sud, quindi è un piccolo paese di provincia e qui si mantengono, diciamo, le tradizioni, anche se tutti qui siamo un po' contro questa dinamica. Beh, il movimento Me Too ha avuto un effetto non indifferente, questo perché è stato anche veicolato da personalità dello spettacolo, personaggi famosi che fungono da modello per le persone. Quindi quando tu vedi una persona che segui, che rispetti, parlare di alcune tematiche, inizi a rifletterci maggiormente e questo probabilmente ha instillato nelle persone che magari non si interessavano neanche alla tematica del femminismo qualche domanda, qualche dubbio, qualche perplessità, li ha portati a documentarsi o comunque a pensare di più alla questione. Non riesco a rispondere con un no o con un sì secco. Sicuramente negli ultimi tempi c'è una maggiore consapevolezza della situazione femminile, ma purtroppo trovo che ci sia ancora molta ignoranza a riguardo, sia dalla parte degli uomini, ma purtroppo anche dalla parte delle donne. Troppo spesso, e forse ancora di più dopo il movimento Me Too, mi è capitato di leggere o di sentire delle donne che dicono o che scrivono se lo sono meritate. Sono loro che con la minigonna vanno a provocare gli uomini, è colpa loro. Quindi indubbiamente c'è ancora molto lavoro da fare. Secondo me sì, lentamente, ma qualcosa inizia a muoversi. Basti pensare al fatto che discutere di molestie non è più un tabù. Oggi infatti ne discutiamo molto e nella maggior parte dei casi viene preso molto più seriamente. Certo, c'è ancora moltissimo da fare, ma ogni minimo passo avanti è importante ed è importantissimo che anche solo una donna in più possa sentirsi un po' più sicura nel denunciare un qualsiasi tipo di molestia in qualsiasi ambiente questa avvenga. Allora, onestamente per me no. Nel senso che
Il significato del movimento è bellissimo ed è intenso, perché comunque riguarda è un movimento contro la violenza sessuale e le molestie verso le donne, soprattutto sul posto di lavoro. Però trovo che, come tutte le cose che vengono fuori a, mettiamo tra mille virgolette, Hollywood, ogni volta che ne parla un personaggio famoso si crea tanto scalpore in quel momento, si accodano altri personaggi, c'è un po' di clamore, un po' di rumore, eccetera, però alla fine poi stringi, non ne rimane più niente. Mi spiego, ho una visione un po' cinica di queste cose forse, però ogni volta che un VIP, un personaggio famoso, parla di eventi come questi, sì, dico, fai tanto clamore. Per esempio, si è alzato questo mega polverone a fine dell'anno scorso, è andato avanti tipo fino a Natale, poi paf, anno nuovo, vita nuova, non ne ha più parlato nessuno. E oltretutto, quando ne parlano loro, è brutto, perché spesso si ottiene l'effetto contrario, cioè si ottiene tanto effetto positivo perché molte persone vengono a conoscenza appunto di movimenti che magari non, tipo me, di cui non ne sapevano neanche l'esistenza, ma altrettanto si crea un effetto di rimbalzo dove c'è subito chi è pronto a puntare il dito dicendo: ecco, adesso lei per ottenere visibilità, anche lei ha avuto le molestie, quindi perde di credibilità. È brutto da dire, però è così. Secondo me, quindi, non è cambiato molto dall'inizio di questo movimento. Magari sì, ci sono più persone che lo conoscono, però c'è ancora tanto da lavorare. Beh, considerando che il patriarcato è stato ed è ancora lo standard della nostra società per tantissimi millenni, è difficile pensare al movimento MeToo come ad un vero e proprio cambiamento. Però mi sento di dire che questo movimento è stato sicuramente un buon inizio verso magari un cambiamento più sostanziale. Nel senso che in America, per esempio, sono state prese delle vere e proprie misure contro quelle persone che erano state accusate di abusi sessuali, come ad esempio Harvey Weinstein, e in Italia c'è stata sicuramente un sacco di attenzione mediatica, soprattutto quando il caso Weinstein è venuto alla luce e il movimento MeToo è nato. E proprio perché, come dicevo prima, il patriarcato è stato ed è lo standard della nostra società per tantissimo tempo, è difficile forse vedere queste piccole cose come un vero e proprio cambiamento, però, e qui forse sarò un po' ingenua io, è anche difficile non pensare al movimento MeToo come appunto quel piccolo passo verso un cambiamento sociale di scala molto più grande. Secondo me sono sì cambiate delle cose, ma ancora non abbastanza. Per quanto mi riguarda, ho notato una leggera differenza fra online e offline. Online ho notato molte più persone partecipi, molte più persone attive, volenterose di conoscere qualcosa di nuovo, approfondire. Ho visto un po' anche cambiare alcune persone, il loro modo di pensare, di rapportarsi a queste tematiche, mentre nella vita di tutti i giorni quelle poche persone con cui ho l'opportunità di confrontarmi non ho notato un vero e proprio cambiamento. In particolare gli uomini li vedo più attenti, nel senso che hanno paura di ritorsioni. Ho sentito infatti più di una persona dire: stai attento a quello che le dici, se no ti becchi una denuncia. La seconda domanda è una cosa molto personale, però da un lato la trovo anche molto interessante per vedere anche la percezione che ognuno di noi ha e anche proprio per manifestare un po' la propria esperienza. Quindi io ho chiesto loro: ti sei sentita più libera o più interessata o più accettata o coinvolta o compresa? Insomma, ognuno può avere la propria sensazione, la propria sensibilità nel parlare di tematiche riguardanti il femminismo o la questione di genere. Fortunatamente mi sono sentita sempre libera e interessata nel parlare di tematiche riguardanti femminismo e questioni di genere. Però sicuramente dal momento che il movimento MeToo ha alla base appunto l'importanza di parlare, la forza dell'unione e il porre all'attenzione di tutti tematiche come femminismo, violenza, sessismo, disparità di genere, il fatto che questo movimento abbia posto sotto i riflettori queste importantissime tematiche e quella che è la situazione appunto attuale, in quanto donna e in quanto persona ho sentito di essere ascoltata e compresa un po' di più rispetto a prima. Allora, devo dire che se mi sono sentita più libera o accettata eccetera eccetera nel parlare di questioni femminili o di gender, in realtà non credo di essere l'esempio adatto, perché io non mi sono mai posta il problema, cioè
Non ho mai avvertito, fortunatamente, una barriera tale che mi impedisse di parlare di determinati argomenti che mi stavano a cuore e che riguardassero questi argomenti, quindi io mi sono sempre sentita molto libera e molto accettata, quindi non percepisco tantissimo il cambiamento nella mia sfera personale, quindi quelli che possono essere i miei familiari, i miei amici, le persone con cui ho a che fare in carne ed ossa, essenzialmente. Se dovessi parlare a livello più ampio, quindi anche sulla rete, tra i social media, devo dire che il movimento MeToo, secondo me, ha avuto anche il demerito di far uscire tutto ciò che di più oscuro c'è nel mondo, nell'umanità, perché comunque con la scusa del movimento MeToo molti si sentono in diritto di dire determinate cose che sono veramente da infarto. Penso ad esempio agli uomini che dicono che dopo questo movimento loro non si avvicineranno mai più a una donna perché hanno paura di quello che può succedere, perché sennò poi vengono indicati come dei molestatori, il che è spaventoso perché implica che o dai per scontato che le donne mentono e dicono determinate cose solo per ripicco o per rabbia, o comunque che tu non hai una chiara idea di quelli che sono gli abusi, di quelle che sono le problematiche che una donna deve vivere costantemente. Ma parlo anche del pensiero che tutte noi ragazze abbiamo quando dobbiamo andare, non lo so, parlo per me, in centro a Roma di sera in piena estate. Noi donne pensiamo mille e mille volte su cosa indossare. Se devo andare vicino alla stazione Termini di sera da sola, io, per quanto possa essere vanitosa, so che non mi metterò mai un paio di zeppe, un paio di tacchi, perché io voglio essere sicura di avere scarpe comode per tutte le occasioni. Ed è un mondo questo che nel 2018 non dovrebbe esistere. Onestamente no, specialmente con le persone di sesso maschile. Non riescono a capire cosa voglia dire per una donna subire un abuso, perché secondo me lasci di più una cicatrice su di noi che su di loro. Perché sì, anche gli uomini possono essere oggetti di abuso, però anche vedendo dai telegiornali non fanno tanto scalpore, non appariranno mai come grande titolo di prima pagina un uomo è stato abusato da un uomo o da una donna e così via. Fa sempre più scalpore la donna. Sarà che io sono un pochino circondata da maschi immaturi e quindi quando magari si parla di queste cose, quando magari ho fatto questa domanda, ovvero come ti sentiresti se una donna ti toccasse e tu non vuoi, mi è stato risposto ben venga. Direi che ho detto tutto. Sì. Mi sento molto più libera di poterne parlare. Mi sento più libera soprattutto perché questo è un discorso e soprattutto un percorso tanto esteriore quanto interiore. Ho sempre fatto fatica nella mia vita a tirare fuori quello che pensavo e che si trattasse di qualsiasi cosa, in particolar modo di questioni come femminismo, questioni di genere. Non perché non abbia voglia di parlarne, anzi ho così tanto da dire che quasi non riesco a mettere in ordine le idee, ma perché è una battaglia personale che sto combattendo con me stessa per superare la timidezza. E con me queste iniziative, questo movimento stesso, fanno un effetto enorme, un effetto che mi dà tantissima forza di parlare di argomenti così delicati. Le cose sono un pochino cambiate da ormai qualche anno a questa parte. Se prima avevo paura, adesso mi rivedo tantissimo in queste iniziative o comunque in questi movimenti, come per esempio il movimento MeToo. E il fatto di parlarne non è più solamente una voglia, è quasi un dovere, ma non visto come un qualcosa che va fatto per forza, perché deve essere fatto per forza, ma piuttosto qualcosa che ho bisogno di tirare fuori, perché pur non essendo magari quella la mia prima causa, pur non essendo una cosa che mi riguarda in prima persona, è comunque una cosa in cui credo. E schierarsi in prima linea per quel qualcosa in cui si crede, ecco, io credo molto in questa filosofia. Da qualche tempo sì, ma proprio perché c'è più consapevolezza del femminismo, cioè fino a qualche anno fa magari il femminismo non si sapeva neanche che cosa fosse. Invece grazie a tantissimi movimenti che si stanno avendo adesso, sia dal punto di vista appunto delle star, sia da altri personaggi importanti, ma anche da persone normali, si sa qualcosa di più sulla questione del femminismo. Almeno si sa che cos'è, più o meno tutti grazie al cielo adesso sanno che cos'è. Se vai a parlare anche con mia nonna, ad esempio, lei sa cos'è, perlomeno magari prima, pur essendo una donna, non sapeva neanche di che cosa si parlasse. Idem i miei parenti più anziani, per dire. Quindi mi sento più libera nel poter parlare di queste questioni, mi sento più compresa da chi lo capisce, perché purtroppo ci sono persone che ancora non capiscono invece cos'è il significato vero di femminismo, che non è potere solo ed esclusivo alle donne, ma è un essere uguali gli uni con gli altri dal punto di vista del genere. Molti non lo capiscono, quindi non mi sento completamente compresa da tutti, ma grazie al cielo dalla maggior parte adesso delle persone che capiscono, sì, mi sento compresa e ascoltata anche.
Sì, accettata, anche in questo caso dipende, perché tutto dipende da con chi sto parlando, cioè se parlo già con persone un po' più anziani, soprattutto uomini, è già diverso ed è già più difficile essere ascoltati, accettati, compresi. Però grazie al cielo vedo che con persone invece della mia età, e in particolare con le donne, purtroppo, perché alcuni uomini, ragazzi magari, sono ancora un po' più duri, mi sento comunque molto più accettata, ascoltata, libera di parlare e tutto il resto. Non mi sono sentita più libera di parlare del femminismo, nonostante io tenti sempre di portare avanti la mia campagna per la parità di genere. Diciamo che non c'è molta comprensione, soprattutto tra i miei coetanei, e questo mi destabilizza moltissimo, anche perché, come ben sai, questa accusa è una cosa che deve partire da noi giovani, perché se aspettiamo le vecchie generazioni possiamo aspettare in eterno, perché soprattutto qui al sud le vecchie generazioni sono radicate nelle loro radici e nelle loro tradizioni e vedono ancora la figura della donna come una figura che deve stare in cucina e non deve mai lamentarsi, che deve essere al servizio del marito o del padre o di figure appunto di autorità per un genere maschile. È una cosa che mi limita parecchio, soprattutto nelle mie libertà individuali, però cerco sempre di far valere la mia voce, nonostante appunto non riceva poi una risposta positiva da chi mi sta di fronte. Soprattutto, come sapete, io faccio il quinto, quindi nella mia classe, nonostante noi siamo per maggioranza ragazze, comunque c'è ancora una mente limitata anche da parte delle ragazze mie coetanee, che non difendono appieno i nostri diritti, molto spesso si lasciano, diciamo, trasportare dall'ironia un po' maschilista dei miei compagni di classe, che sono appunto molto limitati mentalmente. Quindi non ho sentito appunto questa grande questo grande cambiamento con il diffondersi del movimento Me Too, soprattutto a livello cittadino e nel mio piccolo. Però spero che questo movimento si diffonda maggiormente, che quindi si inizi a vedere un vero cambiamento in questa situazione. Per quanto mi riguarda, in realtà non è variato tanto sulla mia persona, perché comunque già da prima avevo iniziato a farmi portavoce di alcuni i valori del femminismo, iniziare a parlarne anche con le persone che non capiscono ancora che femminismo significa la parità di diritti e l'uguaglianza tra uomo e donna, e non la superiorità di uno dei due sessi. Io stessa sul mio profilo Facebook ho scritto uno stato con l'hashtag MeToo, in cui raccontavo dei piccoli atti di molestia quotidiana che avevo subito. Un sacco di persone avevano risposto, ho ricevuto un riscontro veramente enorme, e tante donne, tante ragazze si rivedevano nelle mie stesse situazioni, quindi ha avuto un effetto veramente importante. Però a livello personale non ho sentito una variazione così grande, forse l'ha avuto più a livello globale, perché più persone si sono rese conto del problema che ancora persiste per quanto riguarda la donna. Dipende. Ci sono persone intelligenti che si informano, con cui è possibile quindi instaurare un dialogo. E purtroppo ci sono persone ignoranti che non ascoltano chi parla, soprattutto se chi parla loro sono io, una donna. Nel primo caso sicuramente sì, mi sono sentita libera, interessata, accettata, compresa, ascoltata. Mentre nel secondo caso ovviamente no. Mi sono sentita offesa, incompresa, impotente, perché di fronte a certe convinzioni è proprio difficile creare e iniziare un dialogo. Di mio sono sempre stata molto coinvolta da temi quali femminismo e questioni di genere, tanto che ne discuto moltissimo con famiglia e amici, e indubbiamente, vista anche la fama mediatica del movimento Me Too, mi sono sentita più ascoltata, ma effettivamente non so quanto sia stata capita. Infatti, nonostante tutto il cambiamento degli ultimi mesi, tantissime persone sono ancora molto mal disposte quando si accenna al femminismo, e questo perché c'è ancora molta ignoranza su questo termine. Quindi, secondo me, finché non si fa un attimo un po' più chiarezza su cosa significhi essere femministi e su cosa sia la questione di genere, non ci può mai essere una vera comprensione. E ovviamente la domanda è sempre la stessa: ma c'è questa volontà di capire? Io devo essere, mi ritengo molto fortunata, perché sono sempre cresciuta in un ambiente in cui
tutto ciò non rappresentava un problema. In famiglia mia non c'è la visione de la donna deve sottostare all'uomo, sposarsi, un uomo che la mantenga, non deve lavorare, deve stare in casa, crescere i figli, lavori di casa, eccetera, eccetera. No, in casa mia io ho sempre visto fin da piccola mamma e papà che si dividevano alla stessa maniera i lavori di casa, il modo di stare dietro a me e a mia sorella, massimo rispetto per la figura femminile, dalla nonna, mamma, zia, figlia, cugini, chiunque. Allo stesso tempo, crescendo, non sono cresciuta in ambienti particolarmente ostili verso le donne, verso comunque il genere femminile, né quando ero piccola alle scuole, né adesso nel lavoro. Io comunque ho il mio caratterino, nel senso che se qualcuno prova a molestarmi, metto tra virgolette, perché in questo magari anche solo per scherzo, ma fare battute un po' di un certo tipo a sfondo sessuale anche sul posto di lavoro, io ho sempre messo in riga tutti, maschi, femmine, quindi io ho il mio bel caratterino, da là non mi smuovi. Però devo essere, mi ritengo molto fortunata in questo. E allo stesso tempo mi piace parlarne anche con amici maschi, proprio per sensibilizzarli a come questo ambiente sereno e positivo possa solo portare del bene sia alle dirette interessate donne quanto agli uomini. Quindi in questo non ho nient'altro da dire. Personalmente, e ci tengo a sottolineare che questa è stata solamente la mia esperienza, e anzi spero che possa essere diverso per altre donne, ma personalmente nel mio caso il movimento Me Too non ha così tanto inciso sul fatto che io mi sia sentita più ascoltata o più compresa o più libera nel parlare di questioni di genere. Nel senso che io mi identifico come femminista e quindi se ho voglia o sento il bisogno di parlare di questioni di genere o di questioni che riguardino appunto il femminismo, non mi lascio fermare. E onestamente nella mia vita sono circondata da persone che o condividono il mio parere e la mia visione del mondo, oppure che magari la sostengono però non sono particolarmente toccati da questioni di genere, perché magari si tratta di uomini che non si identificano come femministi, che non sentono il bisogno di parlare di questioni di genere o di essere attivi in questo campo. E quindi il movimento Me Too non ha avuto un grande impatto nella mia vita, non mi ha spronata a parlare di più di queste questioni, né mi ha fatta sentire più compresa, perché con le persone che condividono il mio punto di vista continuo a parlare tranquillamente di queste situazioni, di queste questioni quando mi pare, mentre con le persone a cui questi argomenti non interessano e che non si ritengono toccati da questioni di genere continuo a non parlarne, perché appunto questo movimento non ha avuto un grande impatto sulle loro vite. E ripeto, questa è stata semplicemente la mia esperienza personale, ma spero davvero tantissimo che questo movimento abbia avuto un maggiore impatto nelle vite di tantissime altre persone, non solo donne. Oggi mi sento sicuramente più interessata a queste tematiche, soprattutto perché se ne parla tanto, ci sono tante voci da cui attingere, da cui poter scoprire qualcosa di nuovo, imparare qualcosa di nuovo. Se mai dovessi avere bisogno, perché mi reputo una persona molto fortunata in questo senso, non ho mai avuto grandi difficoltà, però se un giorno dovessi mai avere bisogno, so che certamente ci sarebbero per me diverse persone disposte ad ascoltarmi e a sostenermi, ad aiutarmi in qualche modo. E poi passiamo ovviamente alla parte letteraria, altrimenti cosa siamo qua a fare su BookTube? Hai letto più libri o hai cercato di informarti di più riguardo alla questione femminile? Ovviamente io non avevo posto dei veti solo su saggi femministi, però magari su tematiche legate al mondo femminile e femminista. Sì, infatti una delle prime cose che ho fatto è stata proprio cercare di informarmi il più possibile riguardo alla questione femminile, sia attraverso internet e YouTube, guardando appunto video di discorsi tenuti su questi argomenti e queste tematiche, ma soprattutto cercando e proponendomi in particolare per quest'anno di leggere molti più libri riguardanti il femminismo. Leggo solitamente moltissimi libri che hanno come protagonisti personaggi femminili o comunque eroine, ma mi piacerebbe tantissimo concentrarmi anche su saggi riguardanti il femminismo o le questioni di genere. Ultimamente infatti ho letto We Should All Be Feminists, che so essere appunto un libro di cui ormai hanno parlato tutti e che tutti hanno letto, però appunto io l'ho letto da pochissimo. Voglio essere il più informata possibile, voglio conoscere e sapere molte più cose rispetto a quelle che so ora.
il mio primo approccio, diciamo, più professionale è stato fatto all'università, ma in ambito cinematografico, perché ho seguito dei tantissimi corsi sulla Feminist Film Theory che riguardavano il ruolo della donna nel cinema, o meglio, il modo in cui un sistema patriarcale come quello cinematografico vivesse e vedesse la donna. Quindi il mio primo approccio è stato, diciamo, professionale, saggistico, è stato quello. Io sono molto più ferrata in ambito cinematografico, il che mi permette di vedere determinate cose quando guardo un film. Faccio un esempio velocissimo: per quanto il film 50 sfumature di nero sia l'abominio della mente umana, c'è da dire che in ambito cinematografico presenta l'aspetto positivo che per una volta tanto noi vediamo un uomo che fa sesso orale con una donna, e quindi è la donna che riceve il sesso orale, cosa che cinematograficamente non è così costante, non è così presente, perché di solito è sempre la donna che è vista come accessorio dell'uomo, quindi l'accessorio che porta piacere all'uomo. Per quanto riguarda la letteratura, il mio approccio femminile o femminista è legato essenzialmente alla scelta dei libri da leggere. Cosa voglio dire? Che sto molto attenta a come sono tratteggiati i personaggi femminili, non giustifico più personaggi femminili alla Mary Sue. Mi sono informata tanto quando Emma Watson aveva creato il gruppo di lettura su Goodreads, Our Shared Shelf. Ho iniziato a leggere tanti libri, sia romanzi sia saggi su questo tema, e mi ha fatto riflettere su alcune cose che davo un pochino per scontate o che non davo o a cui non davo tanta importanza. Vi faccio solo pensare il libro di Caitlin Moran, Ci vogliono le palle per essere una donna, mi sembra sia stato quello. Mi ha fatto molto riflettere sulla condizione della donna, sul fatto che lei debba per forza volere un figlio, perché sennò viene vista male dalle persone. Quella parte lì mi ha veramente aperto gli occhi come nessuno mai. Ora come ora non ne sto leggendo tanto, ma comunque me le segno, perché è un tema che secondo me è super interessante, specialmente se viene trattato magari da tanti punti diversi. Perché ad esempio Dovremmo tutti essere femministi, Chimamanda Ngozi Adichie, è molto bello e molto interessante, ma avendo già fatto altre letture di questo tipo non aggiungeva tanto di nuovo. Però se è il primo libro che leggete sul tema, sicuramente ti apre gli occhi. Sono contenta comunque che mi sembra che molte delle uscite dell'ultimo periodo abbiano come protagonista una donna forte o comunque siano legate alle tematiche del femminismo. Assolutamente sì, nella mia vita ho già letto diverse cose, sia per quanto riguarda la saggistica che per quanto riguarda invece la narrativa in generale su tematiche di questo tipo, e sono sempre più invogliata a leggerne. Più vado avanti e più ho quel bisogno, quella necessità di cercare notizie. Ammetto che fino ad ora mi sono tenuta un pochino al passo con i tempi tramite internet, principalmente lì, qualche volta sui giornali, ma più vado avanti più la voglia di leggere qualcosa, soprattutto nell'ambito della saggistica a riguardo, si fa presente, anche perché al giorno d'oggi mi rendo conto di aver letto veramente poco, calcolando quanto l'argomento sia di mio interesse, soppesando, ecco, appunto le letture che fino ad ora ho fatto. Mi rendo conto che sono veramente, veramente poche. Shame on me, no. Non ho mai letto niente che abbia come centro il femminismo. Vorrei tantissimo iniziare, in particolare con Tutti dovremmo essere femministi o Dovremmo essere tutti femministi, insomma quel saggio che alla fine è molto breve, vorrei leggerlo. Da qualche tempo sì, ma proprio perché c'è più consapevolezza del femminismo, cioè fino a qualche anno fa magari il femminismo non si sapeva neanche che cosa fosse. Invece grazie a tantissimi movimenti che si stanno avendo adesso, sia dal punto di vista appunto delle star, sia da altri personaggi importanti, ma anche da persone normali, si sa qualcosa di più sulla questione del femminismo. Almeno si sa che cos'è, più o meno tutti, grazie al cielo, adesso sanno che cos'è. Se vai a parlare anche con mia nonna, ad esempio, lei sa cos'è, perlomeno magari prima, pur essendo una donna, non sapeva neanche di che cosa si parlasse. Idem i miei parenti più anziani, per dire. Quindi mi sento più libera nel poter parlare di queste questioni, mi sento più compresa da chi lo capisce, perché purtroppo ci sono persone che ancora non capiscono invece cos'è il significato vero di femminismo, che non è potere solo ed esclusivo alle donne, ma è un essere uguali gli uni con gli altri dal punto di vista del genere. Molti non lo capiscono, quindi non mi sento completamente compresa da tutti, ma grazie al cielo dalla maggior parte adesso delle persone che capiscono, sì, mi sento compresa e ascoltata anche. Sì, accettata anche in questo caso dipende, perché tutto dipende da con chi sto parlando, cioè se parlo già con persone un po' più anziani, soprattutto uomini, è già diverso ed è già più difficile essere
ascoltati, accettati, compresi, però grazie al cielo vedo che con persone invece della mia età e in particolare con le donne, purtroppo, perché alcuni uomini, ragazzi magari sono ancora un po' più duri, mi sento comunque molto più accettata, ascoltata, libera di parlare e tutto il resto. Però mi informo per quanto riguarda il femminismo ovviamente su internet, tutto quello che si può trovare online. Per quanto riguarda i libri, no, ovviamente crescendo però preferisco ovviamente trovare nei libri che leggo, che sono per la maggior parte fantasy, personaggi femminili che siano forti, appunto come il tuo Feminist Friday, cioè preferisco leggere di una Aileana di The Falconer piuttosto che ormai di una Bella Swan di Twilight, che poteva piacermi quando avevo 14 anni, non adesso. Adesso appunto preferisco leggere di Aileana, di Selena, di Joan of Glass, di tantissimi altri, grazie a Dio, personaggi meravigliosi che trovo nei libri fantasy di oggi, mentre magari quando ero un po' più piccola non mi interessava tanto vedere il carattere forte femminile quanto il bellissimo Edward Cullen. Invece adesso ho cambiato questo atteggiamento, ecco. Tecnicamente non ho letto moltissimi romanzi appunto riguardanti questo tema, soprattutto perché, diciamo, non ho trovato molti romanzi con questo tema che sia appunto di centralità. Comunque mi interessano moltissimo alcuni romanzi che trattano il tema del femminismo e ho intenzione di recuperarli, spero a breve. E soprattutto mi interessa moltissimo leggere appunto il saggio Dovremmo essere tutti femministi, che non sono ancora riuscita a recuperare ma che spero di riuscire a leggere presto in ebook. Principalmente sono molto interessata al tema, leggo articoli, leggo appunto cose che riguardano appunto il femminismo, ma non mi sono mai dedicata a romanzi di questo tipo, principalmente per mancanza di tempo, non per mancanza di interesse, ma sono appunto molto propensa a recuperarli. Purtroppo per quanto riguarda le letture sul femminismo devo dire che ho letto veramente poco. Questo perché ho iniziato ad avvicinarmi al femminismo in tempi più recenti, al primo anno di università, quindi si parla di un annetto e mezzo fa, due esagerando. Questo perché prima pensavo che il termine femminismo avesse dei connotati completamente differenti. Mi ero abituata alle persone sui social che si definivano femministe e in realtà professavano la superiorità della donna o dicevano altre idiozie del genere. E quindi quando poi mi sono approcciata allo studio della sociologia e ho studiato i problemi di genere, la discriminazione, le varie ondate del femminismo, allora lì ho iniziato a documentarmi di più e a capire che cosa volesse veramente dire. Sono arrivata un po' tardi, ma almeno ci sono arrivata, anche se fondamentalmente di base già in me serbavo tutti i valori di cui il femminismo si fa portavoce. Quindi dopo quello, certo, ho studiato la sociologia e invece di libri proprio prettamente legati al femminismo ho letto solamente Dovremmo essere tutti femministi di Chimamanda Ngozi Adichie. Devo dire che però il mio desiderio di documentarmi è grandissimo e ho già una lista di testi femministi che vorrei un sacco leggere. Sono sincera, non ho mai letto saggi riguardanti il femminismo, ma mi è capitato di leggere dei romanzi storici o meno che appunto affrontavano questa questione, parlavano delle donne e delle loro condizioni. Il primo che mi è venuto in mente e che vi consiglio, che a me è piaciuto molto e che credo sia sconosciuto in realtà ai più perché da nessuna parte ne ho sentito parlare, è Le donne di troppo di George Gissing. In questo libro è possibile vedere non solo come gli uomini consideravano le donne, ma anche come le donne stesse hanno diverse opinioni su di sé e sulle loro possibilità. È un romanzo che ho trovato molto interessante e anche molto innovativo in realtà per l'epoca in cui è stato scritto, ovvero fine 1800, quindi è un libro che assolutamente vi consiglio. No, o meglio, vedo in giro tanti titoli che parlano della questione femminile che mi interesserebbe recuperare, però devo essere onesta, non li ho ancora mai recuperati. Ho letto magari tanti libri in cui le protagoniste femminili erano belle cazzute, non la solita principessina che viene a farsi salvare dal principe azzurro, però diciamo quelli un po' più seri non li ho ancora affrontati. Era mia intenzione affrontarli per il mese di marzo, visto che c'è stata la festa della donna, così per celebrare il momento, ma non è andata così.
pazienza. In ogni caso adesso sto tenendo, mi piace molto seguire il club del libro di Emma Watson, l'attrice, perché vabbè, a me lei come persona piace tantissimo, e quando lei ha fondato questo suo club di lettura ho cominciato a seguire e a tenermi nota passo passo dei libri che leggevano, perché appunto sono a sfondo femminile, eccetera, e ne ho segnati un bel po'. The Power, ho segnato Ragazze Elettriche, ho segnato anche The Girl with, guardo la piccola lista, The Girl with the Lower Back Tattoo, tutte le letture che ho nella mia wishlist e che presto comunque recupererò, promesso. No, diciamo che le mie letture sono rimaste invariate rispetto a prima della nascita di questo movimento, perché io in sostanza sono sempre stata femminista, quindi nonostante non mi vada a cercare letture apposite sul femminismo, anche se probabilmente dovrei cominciare a farlo, cerco sempre di leggere dei libri dove comunque c'è una grossa presenza femminile, ci sono dei personaggi femminili forti, dove si discute di temi se non inerenti al femminismo, comunque che parlino anche delle questioni di genere. E ovviamente se mi capita sotto mano un libro che non è coerente con la mia visione del mondo, che magari risulta misogino, lo metto giù e smetterò di supportare l'autore, e anzi cercherò magari di condividere questa mia esperienza con gli altri, cercherò di condividere il fatto che questo determinato autore o autrice non è adatto a chi si identifica come femminista. Se scopro un libro o un autore o un'autrice che tratti molto il tema del femminismo, logicamente mi farà piacere recuperare il libro o le varie opere dell'autore o autrice. Però ecco, non vado a cercare appositamente libri che parlino di questi argomenti, e forse questa è una cosa sbagliata alla quale dovrei rimediare. Penso che al giorno d'oggi si possa accedere a diverse fonti, in particolare internet secondo me è una risorsa molto utile. È possibile accedere a libri, articoli, interviste, video, testimonianze di persone rilasciate magari pubblicamente, altre testimonianze invece condivise magari sul proprio blog personale. Seguo poi diverse persone che sono delle femministe attive, spesso condividono magari degli articoli, dei pensieri, delle fonti, e da lì poi parte la mia ricerca. Libri veri e propri centrati sul femminismo ne ho letti pochissimi, però ho visto che è cambiato molto il mio modo di leggere e guardare quello che leggo normalmente. Faccio più caso alle tematiche che vengono affrontate, in particolare al modo in cui vengono trattati i personaggi femminili. L'ultimissima domanda è: hai un modello femminile, letterario o non letterario, di riferimento? Ho in realtà tantissime donne che sono per me un modello femminile di riferimento, letterarie e non, però ho deciso di citarvi Oprah Winfrey. Oprah è appunto una conduttrice e attrice filantropa statunitense che trovo sia un modello femminile molto importante. Motivata dalla retribuzione ineguale per il lavoro che riceveva all'inizio della sua carriera, Oprah ha infatti iniziato uno show televisivo tutto suo e ha poi letteralmente costruito un impero a sostegno delle donne. È molto attiva nell'ambito del femminismo, delle questioni di genere, della parità, e ho trovato di grande ispirazione il discorso che ha fatto recentemente ai Golden Globes proprio sull'argomento del femminismo, delle questioni di genere, del movimento Me Too. Ha detto delle cose bellissime e importantissime, vi consiglio di andarlo a vedere se non l'avete ancora fatto. Allora, modelli femminili di riferimento ovviamente ne ho. Tra quelli letterari posso citare senza ombra di dubbio Elizabeth Bennet, che credo sia stata la mia prima eroina femminile. Mi piace tantissimo il lavoro che sta facendo Margaret Atwood, il pensiero che diffonde Margaret Atwood, e una donna che ritengo veramente un idolo per quello che pensa e per la capacità che ha di diffondere determinati messaggi è Viola Davis. Viola Davis, vi basterà leggere una qualsiasi delle sue interviste per farvi capire quanto sia profonda quella donna e quanto sia consapevole delle problematiche che ci sono non solo nel mondo di Hollywood, che è il mondo a cui lei appartiene, ma nel mondo in generale per quel che riguarda appunto le tematiche femminili. Fino a quando avevo 12 anni, Elizabeth Bennet per me era una fonte di ispirazione. Mi ricordo ancora che ero in montagna in camera da letto e mia nonna mi ha detto: dai, vieni Arianna, vai a fare la tavola perché sei una donna. E io: no, non è giusto, perché sono una donna devo per forza fare io il tavolo, perché non possono farlo i miei cugini? Questo per farvi capire. Quindi è stata un po' la prima donna, assieme a Hermione, che ha dato voce ai miei pensieri che avevo in testa e mi facevano capire: ah, allora non sono l'unica che pensa queste cose. Ora come ora stimo molto una persona reale, una youtuber, si chiama Kali Nicholson. Vi cito lei perché è proprio il caso più recente di una donna, di una ragazza che la maggior parte delle cose che dici io sono lì, dico: caspita, sì, hai ragione, che bello essere capite. Il suo canale ve lo consiglio tantissimo perché lascia molto spazio a pensieri interessanti,
stressanti legati alla produttività, all'ansia, allo stare bene con se stessi e in genere legati ad uno stile di vita migliore. Ce ne sarebbero sicuramente tante altre donne che mi ispirano, ma siccome lei era più recente mi sembrava giusto citarla. Ho diversi modelli femminili di riferimento, alcuni sono molto vecchi ormai, quindi forse non è neanche il caso che io li tiri fuori in questo video. Ce n'è uno in particolare invece che mi sento di citare perché per me è stato molto importante ed è una figura tra le più contemporanee che appunto possiamo classificare nella mia lista, diciamo così. Mi riferisco ad una persona che conoscerete sicuramente tutti, ovvero Emma Watson. So che sembra una cosa banale, però per me è stata molto importante la sua figura perché è stata lei che mi ha introdotto a questo mondo, è stata lei che mi ha introdotto a delle tematiche così delicate che all'epoca io neanche avevo idea di che cosa fossero. Ho iniziato a seguire le sue interviste, le sue conferenze e tutto quello che un po' riguardava anche il suo mondo sui social e da lì piano piano mi sono appassionata, da lì piano piano ho iniziato da sola il mio percorso di ricerche e per tutto il coraggio che gli ho visto addosso nel momento in cui ha tirato fuori delle questioni molto delicate, per il modo in cui ne ha parlato, il modo in cui ha sfruttato anche un po' la sua, diciamo tra virgolette, popolarità per un fine utile alla società e non solo per qualcosa quindi che potesse rientrare in tasca a lei, sono rimasta davvero, davvero colpita. Nella controparte narrativa, diciamo che ho ritrovato invece grandissima ispirazione in un personaggio di un libro che ho letto qualche mese fa. Mi riferisco al Dominio del Fuoco di Sabatair, dove c'è una delle coprotagoniste, diciamo così, ovvero Hélène, che è cresciuta in un mondo dove la parità è una parola totalmente sconosciuta. È stata tirata su in questa accademia militare, una delle pochissime donne che ha avuto la possibilità di accedere a questo luogo. E nonostante questo ambiente per lei sia pericolosissimo per tutto ciò che rappresenta. E nonostante questo, nonostante sia un ambiente sfiancante in cui vivere, lei riesce in questo ambiente a diventare la meravigliosa donna emancipata qual è. È una donna estremamente forte, non tanto fisicamente, quanto intellettualmente. Una persona che sa quello che vuole, una donna estremamente determinata e ciò vuol dire per me grandissima fonte di ispirazione. Qui rimango nel tema appunto mio personale di fangirl, quindi letterario banalmente, perché mi rendo conto che sarà una risposta banale, molte altre diranno delle risposte molto più belle, però appunto restiamo un po' umili, diciamo così, e parlando di personaggi famosi, però neanche più di tanto, rispetto sicuramente ad altre persone femministe, femminili e tutto il resto. Il mio modello letterario è Hermione Granger, ma fin da quando ero piccola, semplicemente appunto perché fin da quando ero piccola mi sono affezionata tantissimo a lei e mi piace come Hermione cresca dal primo all'ultimo anno, cioè fa un cambiamento radicale nella sua personalità e rimanendo appunto nel personaggio Hermione Granger mi piace tantissimo come modello Emma Watson, perché anche lei non è rimasta semplicemente l'attrice di Harry Potter, ma a parte che ha fatto anche altri tantissimi bellissimi film, però non è rimasta solo un'attrice ma fa molto di più, ha la stessa campagna Time's Up e tutto il resto, è molto attiva appunto nel campo del femminismo. Io non ho vergogna nel dire che è proprio grazie a lei che qualche anno fa mi sono avvicinata a queste campagne, questi movimenti. Lei ad esempio ha iniziato Lee for She, quindi decisamente sia Hermione Granger sia appunto rimanendo un po' legata ad Harry Potter anche Emma Watson. Principalmente non ho un modello generale, ma sono molto, molto ispirata da modelli come Emma Watson o la Rowling, che sono appunto modelli femminili di riferimento soprattutto per la mia generazione. Soprattutto la Watson, che è una donna che mi ha sempre ispirato appunto perché partecipa appunto a movimenti femministi, ma è anche una donna in carriera che riesce a conciliare lo studio con il lavoro, con le sue campagne e le lotte personali che sta portando avanti. Quindi principalmente questo, ma non ho un modello generale di riferimento. Prendo come esempio appunto tutte quelle donne che combattono ogni giorno per i loro ideali senza avere appunto un modello fisso di riferimento. Per quanto riguarda il modello femminile di riferimento, mi è venuta subito in mente Padmé Amidala della trilogia prequel di Star Wars, che ho visto quando ero una bambina, avevo circa 8-9 anni e ha avuto su di me un impatto notevole. Infatti in maniera consapevole o inconsapevole mi sono sempre ispirata a lei. È una donna che ha un ruolo, riveste un ruolo fondamentale nei film, in cui comunque la quota rosa, se vogliamo la chiamare, se la vogliamo chiamare così, è veramente importante. Ci sono un sacco di protagoniste donne notevoli,
Lei è una prima una regina, poi una politica e comunque in tutto questo sa anche combattere, è determinata, testarda, intelligente e soprattutto indipendente. Attorniata da uomini eccezionali, comunque la sua figura non rimane nell'ombra, ma anzi spicca per le sue caratteristiche veramente decisive per quanto riguarda la storia, ed è un personaggio di tutto rispetto che non si può che amare. Quindi, amando tantissimo Star Wars, devo dire che lei è la donna a cui mi sento anche più vicina e che mi ha ispirato tanto. Ammiro moltissimo Emma Watson. Il suo discorso tenuto presso l'ONU per la campagna He for She mi è entrato dentro, l'ho letto e riletto, l'ho ascoltato e riascoltato. Da quel momento, oltre ad apprezzare Emma Watson per il suo ruolo nei film di Harry Potter, ho proprio cominciato ad interessarmi a lei in quanto donna. Mi sembra una persona molto intelligente e anche molto informata. Oltre al suo discorso tenuto nel 2014 su Goodreads, ha creato un book club femminista. Ha visitato il Bangladesh e lo Zambia per promuovere l'educazione femminile. Nel 2016 ha visitato il Malawi come testimone dei progressi svolti per cercare di eliminare il matrimonio forzato per le bambine. E giusto il mese scorso, a febbraio, ha fatto una donazione consistente ad una nuova fondazione britannica che si occupa degli abusi, dei maltrattamenti, delle violenze che subiscono le donne sul lavoro. Quindi, sì, se devo pensare ad un modello femminile di riferimento, il primo in assoluto che mi viene in mente è proprio Emma Watson. Beh, ovviamente me ne vengono in mente tantissime, ma alcune delle donne che vedo come dei modelli di riferimento sono quelle donne che mi hanno fatto avvicinare a queste tematiche nel corso degli anni. In primis, quindi, inevitabilmente, Virginia Woolf e Simone de Beauvoir. Tutte e due, infatti, le ho studiate al liceo e tutte e due le stimo moltissimo. Di Simone de Beauvoir, ahimè, non ho ancora letto nulla, ma è sulla lista dei libri che voglio assolutamente leggere quest'anno. Virginia Woolf, invece, da anni la conosco anche sotto questo aspetto. E fondamentalmente ogni volta che posso lo consiglio a chiunque mi capiti sotto mano. Uscendo invece dall'ambito prettamente letterario, una donna che secondo me è importantissima soprattutto per le donne italiane è Franca Viola, la prima donna italiana a essersi opposta alle nozze con l'uomo che la violentò, cosa che diede una bella spinta all'emancipazione femminile in Italia. La mia mamma. Non voglio dire nomi grandi di persone famose perché comunque non vivendole tutti i giorni sono persone che non sento vicino, non sono figure che non sento vicine a me. Vicino a me io sento la mia mamma. La mia mamma per me è la donna migliore del mondo. L'ho sempre vista a donare un sacco di amore e prendersi cura della sua famiglia, eccellere negli studi, nel lavoro, non farsi mettere i piedi in testa da nessuno, fare mille cose contemporaneamente anche quando molti non le davano credito. L'ho sempre vista arrangiarsi poi in tutto, non chiedere aiuto, per me la mia mamma è la donna con la D maiuscola. Diciamo che non ho un modello femminile di riferimento vero e proprio, però mi piace davvero tantissimo andare a supportare quelle personalità femminili, famose o meno, che condividono la mia visione del mondo e che anche loro si identificano come femministe. Nel campo della letteratura, per esempio, mi piacerebbe davvero tantissimo recuperare tutte le opere di Chimamanda Ngozi Adichie, perché mi ero molto ritrovata nella sua visione del femminismo che aveva espresso nel saggio Dovremmo essere tutti femministi. In campo non letterario invece ammiro davvero tantissimo quelle celebrità come ad esempio adesso su due piedi mi vengono in mente Michelle Obama e Amanda Stenberg che usano il loro status per parlare di questioni di genere e portare all'attenzione del pubblico magari argomenti come il femminismo appunto, come l'inequalità nel mondo del lavoro. Mentre nella mia vita di tutti i giorni non ho mai avuto un modello di riferimento femminile, non ho mai avuto una figura femminile che parlasse apertamente di queste questioni o che si dichiarasse femminista e che discutesse con magari altre persone della mia vita di questioni di genere. Quindi, e sembrerà forse una cosa molto egocentrica, ho deciso di provare ad essere io stessa il mio modello di riferimento, sperando un giorno di poter essere io quel modello femminile di riferimento non solo per me stessa ma anche per qualcun altro. Non ho un vero e proprio modello perché non mi piace idealizzare le persone. Mi lascio ispirare da
da tanti grandi donne che possono essere scrittrici come nonna. Mi piace molto Agatha Christie, Banana Yoshimoto. Una persona che mi ispira tanto è mia nonna. È una persona veramente molto forte, ha fatto tantissime cose nella propria vita, ha aiutato tanto gli altri. Per me è molto più utile, diciamo, ispirarmi a qualcuno di vero, che conosco veramente, di cui conosco la parte sia bella che brutta, perché questo mi motiva ad essere una persona migliore e mi dà anche tanta consapevolezza. Allora, queste erano tutte le risposte delle mie colleghe, che è brutto chiamarle colleghe perché sembra che non parliamo, sono degli esseri umani, sono davvero contentissima di nuovo che abbiano risposto. Adesso vi dico qualche cosa io invece, giusto, per avere una partecipazione attiva nel video. Allora, questo video nasce perché davvero negli ultimi mesi io mi stavo chiedendo, ma MeToo ha cambiato qualcosa? Perché per me ha cambiato moltissimo. La percezione che ho io del movimento MeToo è altissima, nel senso che secondo me ha davvero portato un grandissimo impatto mediatico e anche di discussione delle questioni femminili, femministe, ma non solo, ha portato anche la discussione sui temi riguardanti la molestia e la violenza. Che cos'è? Ad esempio, si è sentito parlare per la prima volta di un rapporto di potere, di un rapporto gerarchico, di cose che prima non si sentivano, non si poteva parlare, che riguardano non solo il femminismo in maniera verticale, quindi che cos'è, che cosa fa, le lotte che combatte, ma di argomenti paralleli di cui prima non si parlava. Però forse l'impatto, la percezione che ho io è un po' distorta, perché magari essendo molto coinvolta non vorrei che la mia percezione fosse più ampia rispetto a quella del vissuto quotidiano, e in effetti nel vissuto quotidiano si vive ancora troppo poco e non ci sono ancora le condizioni forse per parlarne liberamente. E per questo io ho fatto la seconda domanda, che riguardava la certezza, la convinzione, la libertà, la sensazione di essere capito, comprese nel parlare delle proprie emozioni o di quello che si prova o delle proprie esperienze, insomma, di tutte queste cose qui. Perché effettivamente per molti comunque iniziare a parlare di questi argomenti è stato un modo anche per dire intavoliamo delle discussioni. L'inizio del movimento MeToo, ma non solo, comunque anche la questione del riportare nell'informazione, nelle discussioni, il tema femminile e femminista ha creato per molte persone anche degli ambienti sicuri nei quali farlo. Spesso, visto che succede a me, succede con tante delle ragazze che avete visto nei video, dopo il Feminist Friday oppure nelle altre giornate, spesso ci troviamo proprio a parlare, mi è capitato questo, oppure ho sentito questo, ma hai letto questo, io sono arrabbiatissima, oppure cosa posso fare se mi succede questo? Cioè, è veramente una cosa secondo me straordinaria, che non sarebbe stata possibile senza, non dico magari il movimento MeToo, ma senza tutte le discussioni che sono state portate avanti negli ultimi anni, soprattutto nell'ultimo anno. Perché per me è veramente stato un anno decisivo per tante persone. Alcune semplicemente hanno iniziato ad avvicinarsi, hanno iniziato ad informarsi, e questa è una cosa che io ammiro tantissimo, perché, non so come dire, non tutti possiamo nascere imparati, non tutti nasciamo imparati, non tutti nasciamo con la consapevolezza estrema di quello che ci succede, anzi dobbiamo piano piano decodificare tutte le situazioni attorno a noi. E secondo me è stato importantissimo vedere come tutte le ragazze che avete visto nel video, in qualche modo, si stanno avvicinando anche solo a chiedersi, anche solo a delle letture, anche solo a farsi più domande, anche solo a parlarne con qualcun altro, ad esternare le proprie sensazioni, come ci siano delle occasioni, ci siano dei posti sicuri per farlo. E questa è una cosa che, al di là delle letture, che ovviamente abbiamo seguito molti consigli, delle TBR, dei piani di lettura per i prossimi mesi, insomma, parlare di questione femminile, ma non solo, anche ricercare dei personaggi femminili che non corrispondono più solo alla donna che attende il principe azzurro che la venga a salvare. Tendenzialmente tutte le ragazze che avete visto si salveranno da sole, non hanno bisogno di qualcuno che le venga a salvare, e cercheranno nei loro personaggi queste cose qua, cosa che magari prima non ci facevano nemmeno caso, e questa cosa qui è importantissima. Infine, secondo me, questo me lo aspettavo e è stata una grande conferma, la generazione di Harry Potter
Potter ha un modello di riferimento che è indissolubile ed è un modello di riferimento grandioso. E di questo ero certa, perché chi ha letto la storia di Hermione, chi ha seguito il personaggio di Hermione e poi dopo ha seguito anche la carriera di Emma Watson, che ha preso da Hermione tante cose e le ha trasformate nella sua vita, sono modelli di riferimento veramente forti. E questo dimostra che leggere Harry Potter ha insegnato a tantissime di noi, innanzitutto la passione per la lettura, ma anche un approccio davvero molto personale alle questioni femminili, a come affrontare le cose, e anche solo averne uno come Hermione nelle nostre vite è importantissimo. E poi è stato un piacere sempre sentire Elizabeth Bennet, che è il mio personaggio letterario femminile preferito di sempre, forse quello che ha segnato la mia svolta nella vita alle questioni femminili e femministe, e io dico sempre che lei è il mio spirit animal, ovvero il mio alter ego letterario. E quindi sono veramente contentissima di aver girato questo video, un po' perché secondo me fare queste chiacchiere tra amiche a distanza è veramente molto interessante. È bello vedere anche come ci siano tantissimi punti di riferimento letterari disparati, ed è super interessante avvicinarsi pian piano anche ai gusti delle altre e scoprire sempre nuove cose. In fondo siamo qui per questo. Io ringrazio di nuovo tutte le ragazze che hanno partecipato, perché sono state dei cuori, davvero grazie mille, non saprò mai come ringraziarvi abbastanza. Spero che il video vi sia piaciuto e che questa sarà solo la prima di tante altre occasioni in cui ho una parte di BookTube. Magari la prossima volta ci saranno più persone, ci saranno persone diverse, ci saranno le stesse persone di questo video, insomma mi farà davvero tanto tanto piacere coinvolgere tantissime persone che hanno voglia di rispondere alle mie domande e chiacchierare insieme a me di queste cose. Davvero grazie mille ancora una volta, perché siete state super carine. Io sono davvero molto felice e anche un po' emozionata e imbarazzata nel dirvi queste cose, quindi grazie ancora una volta. Grazie a voi per aver partecipato a questo Feminist Friday in condivisione. Come sempre, se volete partecipare anche su Instagram, mi raccomando, usate l'hashtag Feminist Friday e io riposterò tutte le foto nelle stories di quelli che hanno partecipato. Ovviamente siete in tanti, bravi, bravissimi, tutti così. Per questa rubrica ci vediamo a venerdì prossimo, e invece per il resto ci vediamo al prossimo video. Ciao!